Dovrebbe stare per cominciare. Buonasera a tutti e benvenuti al 23° appuntamento di questo ciclo organizzato dal Comune di Lodi, che si chiama Riflessioni in Comune, che abbiamo in maniera simbolica deciso di iniziare il giorno della memoria, ormai quindi qualche mese fa, e a partire dal mese successivo, quindi da febbraio, ogni giovedì sera, in febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, andremo avanti tutto luglio, e abbiamo deciso semplicemente di fare una cosa, cioè di prendere alcuni testi importanti che ci potessero far riflettere sull'attualità per due motivi. Il primo è perché indurre e suggerire la lettura è sempre qualcosa di positivo, a maggior ragione se si tratta di libri che fanno riflettere, pensare, pongono domande più che dare risposte e che affrontano temi di importante attualità dal punto di vista scientifico, economico, artistico, abbiamo fatto anche quello. Politico in generale e soprattutto perché, come dire, in un momento quando abbiamo iniziato, che è a febbraio, quando gli eventi Grazie. politici, la possibilità di discutere in presenza erano ancora vietate, questa modalità era l'unica che potesse consentire di mantenere un appuntamento settimanale fisso in cui con ospiti e relatori di eccezione, e abbiamo mantenuto anche questa sera il livello a cui abbiamo abituato i cittadini di Lodi e chi ci segue anche sui social, perché giustamente utilizzando la tecnologia si può ascoltare non necessariamente in presenza e non necessariamente da Lodi, appunto con l'unica regola che i relatori fossero di eccezione e ci potesse essere uno scambio di opinioni, un confronto, una possibilità anche di intervento per chi volesse dai social o su Zoom, per toccare vari ambiti. Siamo particolarmente legati, come dire, a due tipi di cicli, mini cicli all'interno di Riflessioni in Comune. Il primo è quello di carattere scientifico, perché, da due punti di vista, perché crediamo che la scienza, la vera scienza, sia quella che ci sta permettendo e che ci permetterà di avere finalmente un graduale ritorno alla normalità e quindi, combattere questi movimenti assolutamente anacronistici, ma purtroppo diffusi fino allo scoppio della pandemia come i Novax, è assolutamente fondamentale. Lo abbiamo fatto invitando Armando Massaretti, Gilberto Corbellini, Alberto Mantovani, Edoardo Boncinelli, Andrea Rignoglio, eccetera, perché crediamo che davvero la divulgazione scientifica sia importante e che quindi anche un ente pubblico debba contribuire nel suo piccolo a appunto fornire informazioni. Il secondo è, come dire, il mini ciclo di carattere, se volete, economico, che è quello in cui ambito si situa una serata come questa. Perché? Perché l'economia, come dire, è il problema e anche l'opportunità, nel senso che siamo profondamente convinti, connaturati da un ottimismo di fondo razionale, per citare Matt Ridley, quindi non aprioristico, non come dire, solo emozionale, ma anche appunto fondato sulla ragione, che ci debba essere l'ottimismo, ma che il problema, la situazione economica attuale non è, come dire, particolarmente ottimale. Oggi c'è stata l'assemblea di Assolombarda a Milano, a Sesto San Giovanni, a cui ho partecipato il sottoscritto in qualità di vice-sindaco, assessore alle attività produttive. C'era presente Franco De Benedetti, che ho salutato, ed era chiaramente presente anche Emanuele Orsini. Adesso presento brevemente gli ospiti e quindi che ringrazio per essere con noi. Franco De Benedetti, autore, imprenditore, divulgatore scientifico e economico. Credo che questa sia una grande qualifica, perché ce n'è un disperato bisogno in un paese come il nostro, in cui l'economia non è compresa, è fraintesa, insomma, ci sono una marea di errori e una marea di fraintendimenti. Franco De Benedetti da anni ormai svolge la sua azione di divulgatore, sia con libri che con articoli, che con il ruolo fondamentale a cui personalmente sono più legato, cioè di presidente della fondazione dell'Istituto Bruno Leoni, che un think tank che ormai da 2003, se non sbaglio, cerca di diffondere le ragioni dell'impresa e del mercato. E quindi questo è come dire, un ruolo assolutamente meritorio. Con noi c'è Alessandro Penati, è professore di economia, di finanza aziendale, un economista che lui insomma, spesso presente sugli organi di informazione e che quindi ci accompagnerà ad avere un punto di vista accademico al tema toccato nel libro. E poi Emanuele Orsini, che ci onora anche lui della sua presenza, che è vicepresidente di Confindustria, con alcune deleghe specifiche che sono quelle del credito, della finanza e del fisco. E quindi in un momento in cui questi aspetti, in particolare quello del fisco, credo che siano fondamentali, siamo felici che abbia trovato il tempo per essere presente con noi.
Franco De Benedetti sta facendo da tempo il bastian contrario, lo ha fatto con gli ultimi, almeno con gli ultimi tre libri, che peraltro è venuto a presentare a Rodi con altri contenitori in altri contesti, ma insomma che siamo contenti che lo abbia fatto. Il primo era il libro sostanzialmente sulla riforma delle banche popolari, e quindi si chiamava Popolari Addio, e quindi in cui difendeva l'allora riforma delle banche popolari, futuro dell'abolizione del voto capitario. E credo che fosse, non dico in splendida solitudine, ma in assoluta minoranza. E quindi quello è un libro che personalmente credo sia stato molto importante per vari motivi. Poi ha scritto un piccolo, credo di poterlo definire capolavoro, che era Scegliere i vincitori, salvare i perdenti, l'insana idea della politica industriale, e che spiega e che consiglio a chiunque di leggere, perché la politica industriale di per sé, non dico che non dovrebbe esistere, ma quasi. Quindi in un paese probabilmente che piacerebbe a Franco De Benedetti e a me, probabilmente il Ministero per lo Sviluppo Economico o non dovrebbe esistere o dovrebbe esistere per eliminare e non tanto per proporre e per scegliere. E quindi ha fatto questi due ultimi libri e poi ha introdotto il libro che presentiamo questa sera, si chiama Fare profitti, etica dell'impresa. E che sostanzialmente credo che sia nato quindi dal 50° anniversario della pubblicazione di un testo di Milton Friedman, che era La responsabilità sociale delle aziende consiste nella crescita dei profitti, che è stato pubblicato sul New York Times Magazine il 19 settembre del 1970. E perché è importante? Perché in un paese come il nostro, diciamo che parole come profitto, mercato, impresa, globalizzazione, privato in generale, sono considerati in maniera ancora oggi assolutamente negativa e spesso si tende a dare all'azienda, all'impresa, delle finalità che esulano dalla finalità propria, che è quella dell'impresa. Per un liberale liberista friedmaniano come me, condivide pienamente l'affermazione di Milton Friedman, che la responsabilità dell'impresa, sostanzialmente la finalità è solo una: fare profitti nell'ambito del rispetto delle regole, perché questa è la missione che deve avere un'impresa, un'azienda in un libero mercato, in un'economia di mercato, perché questo vuol dire che facendo profitti soddisfa i bisogni dei consumatori fornendo beni come dire, o di qualità migliore possibile al prezzo minore possibile. Nel frattempo impiegando manodopera, assumendo, contribuendo all'innovazione, facendo profitto e quindi crescendo e quindi contribuendo anche alla diffusione del benessere nel paese in generale. Concorrenza, perché la concorrenza in questo paese è quanto mai trascurata. La legge sulla concorrenza credo che sia una delle cose più vergognose del nostro paese, perché non viene praticamente mai attuata, diciamo discussa anche con clamoroso ritardo. Le liberalizzazioni in questo paese sono qualcosa che non è propriamente in cima all'agenda politica, invece sarebbero e dovrebbero essere uno strumento di crescita, peraltro a costo zero, nel senso che aprirebbero i mercati, darebbero opportunità, abolirebbero alcune rendite di posizioni, e cercando di ricordare sempre che competizione e competere deriva da competere, cioè cercare insieme, quindi che la competizione è un processo di scoperta di chi sa fare meglio e quindi collettivamente porta a un progresso, all'aumento del benessere. Il mercato, che tendenzialmente viene considerato come dire, la sentina di tutti i vizi, e invece è anche qui uno strumento fondamentale per far incontrare domanda e offerta in ogni appunto, mercato, e che se rimane libero non può che essere benefico di per sé. Globalizzazione, perché? Perché la globalizzazione, viene citato anche nel libro, è un qualcosa che comunque la si voglia vedere, ha avuto un ruolo fondamentale nella diffusione del benessere, dell'abolizione della povertà, perché è un qualcosa che tendenzialmente viene dimenticato. C'è stata una drastica riduzione delle persone che vivono sotto $1 al giorno nel corso degli anni, grazie all'apertura dei mercati, alla riduzione delle barriere doganali, quindi grazie alla tanto vituperata globalizzazione che ha fatto emergere dalla povertà buona parte del mondo che poi si è inserito nel mercato globale, creando evidentemente dei problemi nei paesi occidentali che però si possono e si devono e si possono superare appunto puntando sulla qualità e sull'eccellenza. Invece nel nostro paese appunto si attribuisce all'impresa ulteriori fini che non è che non debbano essere perseguiti, non è che non debbano essere come dire, condivisi, semplicemente non dovrebbero essere
considerati prioritari, non dovrebbero essere imposti e dovrebbero essere delle scelte libere degli imprenditori che magari ne possono fare anche una sorta di legittimo strumento di marketing da una parte o di condivisione proprio contributo al miglioramento della situazione generale nei comuni, nelle città in cui sono o nei paesi in cui sono. Invece non, come dire, deve essere una, come dire, un'imposizione dall'alto. In un mercato concorrenziale, per citare l'autore, se la responsabilità sociale di impresa è realmente altruistica, porta l'azienda al fallimento. Se è perseguita per le ragioni di profitto, è fraudolenta. Se non genera utili ma continua a essere praticata, segnala una situazione di monopolio. In tutti i casi induce i manager a comportarsi da politici per ridurre gli attacchi alla posizione di monopolio, per deviare le critiche o per avere influenza politica. Voi potete capire che un capoverso di questo tipo, detto, scritto, ribadito, segnala quantomeno il coraggio dell'autore, quantomeno una linearità di pensiero e credo, dal mio modestissimo osservatorio, che come dire, riflette su questi temi in quest'ottica e in qualche modo richiamare l'impresa a suo ruolo e richiamare l'opinione pubblica al rispetto del ruolo dell'impresa sia quanto mai importante in un paese in cui la cultura economica, la cultura finanziaria e i pregiudizi nei confronti dell'impresa, in cui da troppe persone ancora viene considerata un qualcosa di negativo, sia fondamentale. Chiudo con un'immagine che viene spesso ricordata della torta, no? Nel nostro paese spesso viene chiamata l'esigenza della redistribuzione della ricchezza, in qualche modo della redistribuzione del profitto, eccetera, no? Perché si concentra sulle fette della torta, no? E credo che in un paese come il nostro, in generale, ci si debba concentrare sul lievito, cioè su quello, e quindi sulla visione dinamica dell'economia e non statica, quindi come fare in modo che la torta cresca, ovvero sulla crescita, di cui ne abbiamo un disperato bisogno. Stiamo cominciando a rivederla, ma tecnicamente, come è stato peraltro ricordato questa mattina, siamo ancora in quella che tecnicamente si chiama una fase di rimbalzo, quindi di recupero rispetto alla situazione patologica che abbiamo vissuto l'anno scorso per evidenti motivi della pandemia sanitaria che abbiamo vissuto a maggior ragione un territorio come il nostro. Quindi discutere di questi temi ce n'è un disperato bisogno, abbiamo scelto di farlo con relatori di eccezione che ringrazio per aver accettato. Cedo subito la parola al professor Alessandro Pennati dalla Spagna. Mi verrebbe con furore, ma non vorrei essere rispettoso. Professore, a lei. Grazie, ho accettato con piacere questo invito perché penso che il libro di Franco sia molto opportuno, anche se temo che l'onda lunga, diciamo, anti-impresa, anti-mercato, anti-capitale, che è iniziata con la crisi del 2008, temo che, diciamo, continuerà ancora per diverso tempo. Detto questo, mi sono appuntato tre cose che trago dal libro e che penso valga la pena, diciamo, enfatizzare. In un modo assolutamente pragmatico, quindi rifuggo da qualsiasi pregiudizio ideologico a favore o contro, quindi guardo soltanto i fatti. Allora, punto numero uno, Franco ricorda che la società per azioni è la singola più importante scoperta o istituzione che c'è stata ed è la, io credo, invenzione più importante che spiega il progresso economico. E quindi anche, ripeto, il progresso economico non può dare felicità, ma senz'altro è un elemento importante a cui si guarda. Quindi la diffusione della ricchezza e del benessere è dovuta essenzialmente alla società per azioni e il modo in cui, diciamo, questa istituzione ha creato benessere, a mio modo di dire, è stato nel incorporare gli sviluppi tecnologici in prodotti e servizi che hanno migliorato
la qualità della vita. E lo hanno fatto non per una ragione altruistica, ma perché l'imprenditore voleva da questo trarre un beneficio che si chiama profitto. Quindi il motivo di profitto, a mio modo di vedere, nell'istituzione società per azioni è stato indubbiamente il motore dello sviluppo. Faccio degli esempi concreti. Tre. Primo. Noi tendiamo a dimenticare com'era la nostra vita, diciamo, in un'era che poi è 15 anni fa pre-internet. Okay? Internet in generale, la tecnologia, ha cambiato la nostra vita in modo radicale, nel meglio. Per esempio, siamo qua a fare una conferenza a distanza senza pagare niente, perché Zoom fino a un certo numero di utenti è gratis. E mi chiedo molto spesso come la gente farebbe a vivere senza quella meraviglia di scoperta che è l'iPhone. L'iPhone non è tanto un cellulare, ma è un computer potentissimo in rete, nelle tasche di ognuno, che sostanzialmente ha risolto il problema del collegamento delle persone in qualsiasi situazione, ovunque sia. Ma oppure come faremmo anche la tanto bistrattata Amazon senza Amazon, piuttosto che non le enormi, diciamo, migliorie che non vediamo, tipo come organizzare la supply chain o ridurre le scorte, il just in time, eccetera, eccetera, eccetera. Questo mi ricorda un'altra, per esempio, ondata di benessere guidata dalla tecnologia, ma trasformata in benessere dall'impresa per scopo di profitto, che accade alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, con l'energia elettrica, il motore a scoppio, l'aeroplano e via di seguito. Se voi andate a vedere la storia, per esempio, della scoperta e la diffusione, più che della scoperta, della corrente alternata, della lampadina, eccetera, eccetera, vedrete che è una storia di grande capitalismo, di ricerca dei profitti, che ha creato colossi allora come Westinghouse, General Electric, che si chiamava tra parentesi Edison General Electric, e dietro di tutto c'era un signore che si chiamava JP Morgan, il quale naturalmente dell'altruismo non gli fregava niente, ma voleva semplicemente fare profitti. Altro esempio molto, diciamo, pertinente e attuale è che noi abbiamo sviluppato un vaccino con una tecnologia nuova, che tra parentesi avrà dei benefici sulla cura dei tumori inimmaginabile, in un tempo molto breve. Se però andiamo a vedere chi è e come è nata BioNTech e Pfizer, vediamo che BioNTech è stata finanziata, un'impresa tedesca, finanziata con Family Office, ma per 7 anni non ha fatto assolutamente nulla, non cresceva, perché non aveva le risorse finanziarie sufficienti. Le risorse finanziarie le ha trovate perché si è quotata al Nasdaq e ha raccolto in un giorno 1 miliardo, quotando il solo 20%. Cioè anche l'impresa tedesca, per raccogliere i capitali, è dovuto andare a quotarsi al Nasdaq. Perché la gente, gli investitori del venture capital, allora BioNTech fatturava zero, chiaramente erano disponibili a rischiare cifre anche colossali, semplicemente per la speranza di un profitto. La stessa Pfizer è nata perché la difesa, eravamo in guerra, erano in guerra gli Stati Uniti, e volevano sviluppare su scala massiccia gli antibiotici prima dello sbarco in Normandia. Le ferite, diciamo, le infezioni da ferite dell'arma da guerra era una delle principali cause di mortalità. Siccome c'era un piccolo laboratorio Pfizer che era in grado di svilupparlo, il governo americano investì risorse massicce per fare crescere la produzione di dismisura di Pfizer, chiaramente però concedendogli la possibilità a Pfizer di incorporare i benefici futuri dei profitti. Quindi il motivo, se noi in questo momento e così in futuro possiamo beneficiare della ricerca della tecnologia, è perché di mezzo c'è un'istituzione chiamata società per azioni che dietro ha degli azionisti, degli imprenditori
che vogliono fare profitti naturalmente, ripeto, nel rispetto delle regole e nell'ambito di un rapporto concorrenziale. Questo è un dato di fatto che però il merito, credo, del libro di Franco è di rammentarcelo. E purtroppo, ripeto, anche di fronte a un caso molto recente come quello dei vaccini del Covid, tendiamo a dimenticarcelo. Si fa una guerra ai Big Pharma, ci si dimentica che la speranza di vita attesa è aumentata di 15 anni nel dopoguerra e chiaramente tutto questo grazie a Big Pharma. Punto numero uno. Punto numero due. L'alternativa tra massimizzazione del valore e insisto, massimizzazione del valore per gli azionisti non è la massimizzazione degli utili e poi spiegherò esattamente perché questo è importante, perché io posso creare valore a parità di utili, ok? Ci sono in borsa, ci sono i moltiplicatori, quindi alcune aziende valgono 10 volte gli utili, altre aziende valgono 80 volte gli utili. Quindi agli azionisti quello che interessa, capisco che la parola profitto ha una carica, diciamo, mediatica, ideologica molto forte, ma come, diciamo, investitore o persona di mercato, quello che mi interessa è shareholder value. Shareholder value è il valore per gli azionisti. Quindi da una parte abbiamo questo obiettivo e si contrappone una, diciamo, gli interessi degli stakeholders. Ora, su questo vorrei fare due punti. Il primo punto è che questa contrapposizione è molto, diciamo, ideologica e anche strumentale. Se uno va a vedere, questa contrapposizione non c'è e anzi dirò, produrrò tantissimi esempi concreti recenti. Seconda cosa è che se si vuole buttare via, diciamo, lo shareholder value, con che cosa lo sostituiamo? E qua basta guardare all'industria cosiddetta di investimenti ESG, Environmental, Social and Governance, per rendersi conto che non è pensabile né possibile sostituire una metrica che è quantificabile, misurabile e quindi verificabile con qualche cosa che non è né quantificabile né misurabile e quindi a posteriori neanche verificabile. Quindi non solo, ma darò alcuni esempi delle situazioni e risultati paradossali che si possono ottenere. Quindi punto numero uno, massimizzazione del valore. Allora, se noi assistiamo, come abbiamo assistito negli ultimi 10 anni, a un aumento inatteso, perché non lo era atteso, molto forte, di domanda di ambiente, prodotti etici, green, domanda di alimenti che abbiano alcune caratteristiche, è fin troppo ovvio che la massimizzazione del valore avviene come? Semplicemente fornendo i prodotti e i servizi, la modalità di produzione di quei servizi che il cliente vuole. Allora, nella misura in cui c'è una sovrapposizione molto forte tra clienti da una parte, azionisti e opinione pubblica e cittadini, è fin troppo ovvio che le due cose coincidono. In altre parole, se io vendo biscotti e la gente vuole biscotti fatti in una certa maniera, con la farina di grano duro o senza glutine, che cavolo ne so io, è fin troppo ovvio che e gli investitori apprezzano che io dedichi molto tempo a spiegare come io produco queste cose, è troppo ovvio che la massimizzazione del valore lo si ottiene a parità di utile, semplicemente costruendo delle strategie che massimizzano il valore, adeguando o diciamo i criteri di produzione e la qualità dei prodotti a quello che chiede la domanda. Perché la creazione di valore avviene aumentando i multipli, non necessariamente tagliando i costi e aumentando i profitti. Cioè, e questo è un caso che lo si può, diciamo, notare facilmente bastando guardare le valutazioni di borsa.
Per esempio, tutte le società che hanno un label green di fianco, piuttosto che diciamo, sono percepiti come customer friendly o green o social responsible, hanno naturalmente dei multipli più elevati. Ma questo, diciamo, è la prova, a mio avviso, più semplice che la creazione di valore e il soddisfacimento di certi, diciamo, criteri o esigenze o percezione del benessere sono la stessa cosa. C'è poi anche l'aspetto di governance. Io credo che nessun imprenditore, nessun amministratore delegato vuole avere pubblicità negativa. Beh, semplicemente se io sono una società petrolifera che inquina il mare, il danno che io avrò e che gli azionisti avranno sarà enorme. Quindi io divento, diciamo, etico, una parola che uso a proposito perché qua la morale non c'entra assolutamente nulla. Io diventerò, diciamo, socially responsible per la semplice ragione perché se lo sono è quello che vogliono i miei azionisti, i miei multipli aumenteranno. Oppure, chiaramente, verrò penalizzato se questo non succede. Quindi questo significa che la massimizzazione dello shareholder value incorpora già moltissime di quelle che sono eventualmente le critiche di non tutelare gli interessi degli stakeholder. Ma quale azienda vuole finire sui giornali perché tratta in modo, diciamo, male o viola le regole o, diciamo, ha una reputazione per cui i dipendenti scappano, francamente, nessuno che fa lavorare, diciamo, i bambini del Bangladesh, ma è chiaramente, vuol dire, chiunque conosce come funziona un'impresa sa benissimo che, diciamo, tutti questi elementi vengono incorporati. Che poi l'imprenditore lo faccia, non perché vuole bene ai bambini del Bangladesh, questo non importa, lui seguirà il criterio di massimizzare il valore degli shareholder, punto. Quindi io, diciamo, questa contrapposizione mi sembra molto, diciamo, accademica, nel senso di dotta, ergo, poco influente. La seconda cosa è, lo sostituiamo con che cosa? E soprattutto i risultati paradossali che possiamo ottenere. Ne ho fatti, diciamo, diversi per attirare l'attenzione su un problema che non si vuole capire. Per esempio, abbiamo le lavatrici di elettrodomestici, devono avere il certificato energetico, benissimo, però sono fatti con acciaio, prodotte con altiforni a carbone in Cina. Quindi chiaramente noi chiediamo il certificato energetico per ridurre il CO2, però creiamo probabilmente una maggiore quantità di CO2 andando a comprare l'acciaio o facendolo anche in Italia, l'acciaio all'Ilva, naturalmente ancora col carbone, perché sennò costerebbe così tanto che la gente l'elettrodomestico non lo compra. I pannelli solari, le componenti, 80% sono fatte in Cina, la Cina 80% dell'energia è fatta ancora col carbone. Quindi è vero che magari noi produciamo energia solare, però se a noi interessa il vero obiettivo non è tanto, diciamo, farsi bello, ma è ridurre le quantità di emissioni nocive nella Terra, non raggiungiamo questo obiettivo, ma anzi, in questo caso non lo raggiungiamo, ma lo peggioreggiamo. Ultimo esempio che mi trovo addirittura paradossale, è che le compagnie petrolifere occidentali hanno, sotto spinta degli imprenditori, deciso che loro saranno carbon neutral nel 2050. Ma che cosa poi voglia dire non è che si capisce bene, ma quello che è chiaramente la reazione è che bisogna, e loro tagliano gli investimenti in estrazione, in ricerca ed estrazione degli idrocarburi e del petrolio. Gas, chissà bene perché no, però petrolio non lo si ricerca né lo si estrae più. Addirittura con diciamo qualche cosa che mi è difficile da comprendere, una corte in Olanda impone a Shell Royal Dutch di accelerare la riduzione degli investimenti in idrocarburi. E a questo punto non si capisce più chi decida, perché c'è lo Stato,
ci sono gli azionisti e poi adesso appunto c'è anche l'autorità giudiziaria che può, caso nostro a IVA, e uno si chiede, va bene, volete la politica industriale e non più gli azionisti? Benissimo, ma chi decide? È lo Stato o la magistratura? Vabbè, a parte questo, il risultato paradossale è che siccome per moltissimi anni ancora aeroplani, automobili, automezzi, autocarri e navi funzioneranno con diesel e benzina, quello che sta succedendo è che gli investimenti che le compagnie occidentali tagliano sono rimpiazzate felicemente da Arabia Saudita, OPEC e Russia, e oltretutto viviamo, perché chiaramente il traffico continuerà a aumentare, quindi viviamo un aumento del prezzo del petrolio, e tant'è che è già ritornato a 74 dollari e si pensa che questo comincerà ancora. Quindi i criteri di socially responsible, di tutela dell'ambiente imposti alle compagnie occidentali hanno l'unico risultato che le CO2 non diminuiscano perché è determinata la domanda, non dalla ricerca, la domanda di automobili, eccetera. La seconda cosa è che semplicemente regaliamo una marea di ricchezza a Russia e Arabia Saudita. A me sembra questa una totale follia. Ultimo punto, e poi mi chiudo, il ruolo dello Stato. Perché, in particolar modo in Italia, in tutto questo trovo che ci sia una discrasia molto forte e preoccupante. Allora, si va meno impresa privata e più Stato. Peccato che in Italia lo Stato sia anche il principale azionista in borsa. E se noi allora andiamo a chiederci lo Stato come azionista, che criteri ESG persegue? Cioè, come azionista, social responsible? Beh, a guardare come investe lo Stato, a parte che questi criteri non li conosciamo, direi proprio di no. Allora, cominciamo con il portafoglio. Fatto. Monopoli, tutti i monopoli. Adesso praticamente se, un domani si farà anche la rete unica, piuttosto che non le autostrade, gas, energia elettrica, eccetera. Tutti i monopoli sono di Stato, ferrovie. Seconda cosa, sono... diciamo, tutte industrie, diciamo, non environmentally friendly, anzi, dall'acciaio dell'Ilva all'ENI, praticamente tutte le industrie più grosse inquinanti sono dello Stato. Beh, quanto a governance, diciamo, si chiede all'imprenditore privato di essere social responsible e quindi tutelare i diritti, diciamo. Perdiamo tanto tempo di guardare alla composizione, alla gender equality nei consigli di amministrazione. E poi lo Stato, siccome deve fare affari con la Cina e con la Russia, se ne frega totalmente che in quei paesi si calpestano i diritti civili. E quindi non si capisce bene perché certi standard etici vengono imposti o richiesti al privato e poi lo Stato bellamente se ne frega, anzi, da un punto di vista, se noi lo giudichiamo lo Stato come un investitore, il suo rating ESG, a mio modo di vedere, sarebbe molto basso. Mettici poi che noi esportiamo armi con Leonardo e Fincantieri a tutti gli stati canaglia possibili e immaginabili, e se lo potessimo finanzieremmo anche gli Hezbollah dell'Iran. Per capire che mi è difficile pensare a come uno Stato che vuole imporre al privato degli standard, lui non solo non li rispetti, ma vada addirittura in senso opposto. Allora, si chiede molto più Stato, allora chi ovvio è in contrasto con l'impresa perché il capitalismo è finito, e che cosa ci offre? Beh, se io guardo a che cosa noi abbiamo in Italia, a parte il fatto che forse il problema in Italia non è avere più Stato, ma averne di meno, visto che francamente lo Stato c'è sempre stato, però se sostituire un azionista privato che apparentemente persegue in modo egoistico i propri profitti, almeno questa è la rappresentazione che viene fatta, con uno Stato che si comporta ancora peggio. Allora, quello che dico io è Stato privatizza tutto perché comunque gli azionisti privati con la regolamentazione e
e soprattutto sotto la spinta dei clienti e degli investitori si comporterà in modo più socialmente responsabile che non te, Stato. Allora, questo a mio modo di vedere è una ragione, se si vuole che l'impresa sia più socially responsible, indipendentemente da come lo si definisca, cosa che è abbastanza ardua, allora la conclusione paradossale è che ci vuole meno Stato nelle aziende, nel capitale delle aziende, forse più Stato che regolamenta, però senz'altro le due cose, Stato, più Stato e più Stato azionista o più Stato nel capitale dell'impresa, peggio ancora se quotate, a mio modo di vedere sono una contraddizione tipicamente italiana o tipicamente diciamo europea, perché bene o male abbiamo il caso della Francia in minor diciamo quantità la Germania, ma poi siamo finiti lì perché alla fine diciamo il ruolo dello Stato nel capitale delle imprese, il ruolo dello Stato può essere molto forte. Quello che dico sempre io, l'America difende la propria industria, soprattutto quella strategica militare piuttosto che non tecnologica, ma non detiene neanche un'azione della Lockheed Marietta o di Apple. La Cina, che è stata molto intelligente, ha perseguito con un diciamo, sistema politico radicalmente diverso, ma ha seguito lo stesso modello americano, e cioè ha sostenuto la ricerca e l'iniziativa tecnologica lasciando al privato di fare profitti. Basta che questi chiaramente poi non entrino in politica. Questo è stato l'errore di Jack Ma con Alibaba, che finché faceva profitti andava bene. Quando ha cominciato a dire che il regolamentatore sbagliava, eccetera, eccetera, allora gli hanno messo la museruola. Ma l'importante è che, a prescindere dal sistema politico, se tu vuoi creare ricchezza, devi chiaramente sostenere la ricerca, chiaramente sostenere le tue imprese, chiaramente investire laddove il privato non può investire, per esternalità, per tante ragioni che benissimo conosciamo, però lasciate al privato incorporare questa tecnologia e fare profitto. L'Italia in questo senso, noi pensiamo che il mondo si adegua all'Italia, ma l'Italia è veramente un outlier, è estremamente pericoloso. Ripeto, non c'è nessuno Stato al mondo, non conosco Cuba, ma forse non ha anche una borsa, in cui la presenza dello Stato nel mercato dei capitali è così estesa come in Italia. Se togliamo le istituzioni finanziarie, non ho fatto il calcolo recente, ma credo che il 45% delle azioni della capitalizzazione del mercato, tolte le società finanziarie, in Italia ha una partecipazione pubblica, chiaramente diretta o indiretta attraverso Cassa Depositi e Prestiti o altre istituzioni. Se poi ci mettiamo dentro anche altre società partecipate attraverso Invitalia o le Ferrovie dello Stato e l'ANAS, eccetera, io non ho fatto il calcolo recente della parte di valore aggiunto del settore manufatturiero, industriale, non finanziario, in cui lo Stato è azionista rilevante. Siamo una repubblica socialista da questo punto di vista. Grazie professor Penati, con la conclusione negativa chiaramente di essere una repubblica socialista, ma fattuale, nel senso che basata anche sui numeri. E l'ha spiegato, e credo che uno dei problemi davvero sia quella che non solo lo Stato, in qualche modo c'è lo Stato azionista, lo Stato imprenditore, ma che venga considerato forse ancora troppo poco, nel senso che c'è questa presunzione che in parte è da parte dell'opinione pubblica, del dibattito pubblico, quindi delle persone, ed è il motivo per cui scrivere un libro, presentarlo, diffondere idee, fare battaglia culturale è importante per cambiarlo, ma anche troppo spesso da parte della classe politica, che troppo spesso pensa di poter spiegare le imprese come devono fare le imprese, vincolandole, indirizzandole, spiegandogli quali dovrebbero essere i propri obiettivi e sostituendole appunto, come dire, creando monopoli, partecipazioni statali, nazionalizzazioni e quant'altro. E il periodo sicuramente non è dei migliori, ha detto il professor Penati prima. Credo che per invertire la rotta, che fisiologicamente bisognerà fare, perché a un certo punto c'è un limite, ci vorranno veramente tanti e tanti anni. Lo vediamo, credo, anche sul dibattito, prima di lasciare la parola al vicepresidente di Confindustria Emanuele Orsini, che c'è sul divieto di licenziamento, che è una norma, come dire, che è stata introdotta, avrebbe dovuto avere una scadenza, è stata prorogata e adesso
come dire, è difficile, è una delle famose norme per cui una volta introdotta è difficile da togliere, perché sembra una norma di buon senso, di bontà, e invece è semplicemente un tappo alla ristrutturazione aziendale, alla ristrutturazione del sistema economico, perché impedisce di fare quello che è stato citato dal Presidente Iason Lombarda questa mattina, di passare dalla tutela e dalla valorizzazione dell'occupazione alla tutela e alla valorizzazione dell'occupabilità, che sono due cose completamente diverse e che devono essere fatte. Quindi le idee sono fondamentali ed è importante riconoscere, valorizzare e ascoltare le imprese, non pensando di spiegare a loro cosa devono fare. Quindi grazie al Vicepresidente Emanuele Orsini, che ci onora della sua presenza, a cui cedo la parola subito. Maggi, grazie dell'invito, veramente grazie mille. Porto il saluto del Presidente Carlo Bonomi, che oggi per motivi personali non è potuto essere in Assemblea Asso Lombarda e non può essere qua stasera, che insomma, so che ci teneva, ma sono ben lieto di essere io. Un grazie a Franco Di Benedetti, insomma al suo coraggio, no? Perché poi alla fine, come dicevamo prima di iniziare la diretta, è un argomento, un tema che se ne parla troppo poco, serve veramente sostenerlo e in ogni modo portarlo sempre alla luce nel migliore dei modi. Un saluto al professore economista Alessandro Penati, che insomma ritengo, delle parole che ha detto, condivido parecchie cose, insomma voglio dire anche l'ultimo pezzo sul mondo dello Stato, del governo, insomma del passato, no? E comunque parliamo di futuro, non voglio parlare di licenziamenti perché veramente mi auguro di parlare prossimamente di assunzioni e non di licenziamenti, però venendo al libro, che credo che sia il tema principe della serata, fatemi dire, diciamo che capita spesso, no, di incontrare letture dell'andamento del sistema economico, anche del mondo delle imprese, che tendono a sottolineare il carattere, per così dire, della amorale, no? Come se si trattasse di una sorta di zona franca della morale. È logico che questa idea, fatemi dire, del mondo ha un suo senso se si intende come un'affermazione dell'autonomia, no, delle competenze tecniche degli uomini d'impresa nella singola valutazione, no, delle scelte economiche più opportune, che si tratta nell'uso ottimale delle risorse nel rispetto ai bisogni dell'umanità, no? Però assolutamente, però non va confusa con un rifiuto di ogni considerazione morale del pensiero, delle azioni di chi gestisce in modo economico un'organizzazione di qualsiasi genere, che sia impresa o che sia altro. Ecco. Poi, come prima all'inizio richiamava Maggi, lo stesso premio Nobel Friedman, no, sostenitore delle più radicali derogazioni dell'economia, affermava, come ricorda anche Franco Di Benedetti nel suo libro, che è un dovere del management aziendale è fare profitti, sì, ma senza inganno, frode, e in ogni modo deve fare nel rispetto della legge e dei valori, diciamo, etici e corretti, no, dell'impresa, di sostenere, diciamo, la comunità. Mi viene in mente, no, pensando un po', ricollegandomi anche a quello che diceva il professor Penati, no, a fine degli anni 70, diciamo all'inizio, no, soprattutto negli Stati Uniti, si è diffuso un ampio movimento, no, per lo studio del business ethics, anche conseguenza all'emergere di alcuni scandali che avevano avuto grande eco mediatico. Se pensate, allora c'era lo scandalo degli aerei Hercules Lockheed, no, che giravano un po' per tutto il mondo e che mettevano in cattiva luce, no, molte imprese, soprattutto di grandi dimensioni, contribuendo a indebolire, no, fatemi dire, la popolarità allora di una grande nazione con delle grandissime imprese come quelle statunitensi. Ed è logico che il punto è che una bassa etica nella trasparenza, nella gestione, porta con sé gravi danni non solo sul piano morale, ma anche su quello economico. Cioè l'esistenza di sospetti, no, nell'agire economico induce aumenti di costi, e come li chiamavano, i costi di agenda, cioè quei costi che controllo, cioè diciamo purtroppo se devi controllare, diciamo, l'illegalità, l'irregolarità, che sicuramente induce a una sfiducia, no, nella affidabilità anche verso i debitori, visto che è una delle mie deleghe, e che potenzialmente è deletale anche per le istituzioni creditizie, portando a non dare più finanziamenti o darne meno alle imprese. Quindi
Questo è anche un altro tema che comunque è importante non dimenticare. Poi, sempre, diciamo, anche la business ethics ha avuto una diffusione in Europa, no? Ha assunto una dimensione ormai specifica anche nei termini dello sviluppo di discipline, di accademie, anche con regolari corsi universitari, penso ad alcune riviste o anche associazioni che comunque stanno aumentandone, fatemi dire, anche il pensiero. Lo sviluppo della materia, diciamo, dell'etica ha anche, per fortuna, a, diciamo, a collaborazione tra studiosi e operatori che hanno contribuito anche a diffonderne l'idea e l'adeguamento dell'etica che non sia un puro fatto soggettivo legato a un buon senso, a una buona cosa, volontaristico, diciamo, dell'imprenditore o a rispetto delle leggi. Invece l'etica d'impresa si è ormai diventata veramente un ramo dell'economia aziendale per farla crescere, per farla evolvere, per farla diventare ancora più forte. Lo studio dell'etica nell'economia aziendale è lo studio anche di come le imprese, in particolare quelle orientate al profitto, e fatemi dire, a me la parola profitto, che purtroppo l'abbiamo sempre, no, diciamo, vista come poco apprezzata, ma il profitto vuol dire investimenti. In un momento come questo, in un momento dove abbiamo avuto 300 miliardi di nuovo debito tra moratorie e, diciamo, nuovi affidamenti, dove abbiamo bisogno veramente di liberare, no, la possibilità di investimenti dovuto al post-Covid, cioè, diciamo, abbiamo la necessità di far sì che il profitto possa essere un investimento che si traduce poi in lavoro, in meno licenziamenti, anzi di pensare a un futuro che possa essere un futuro veloce che corre. È logico che quello orientate al profitto, come dicevo, le imprese affrontano il problema etico mentre cercano di conseguire il loro obiettivo, ovvero di come l'etica si inserisce nelle strategie aziendali, che questo è fondamentale. Però l'etica non è un vincolo ulteriore per l'impresa o un maggior costo o qualcosa che genera uno svantaggio competitivo. Esistono casi, anzi li stiamo anche studiando, li stiamo verificando anche grazie al nostro centro studi, che mostrano come in molti casi essere etici sia invece molto conveniente, anzi al punto, diciamo, che chi afferma l'eticità è una delle condizioni di sopravvivenza e credo anche per lo sviluppo del lungo periodo dell'impresa stessa. Penso anche alla sostenibilità, no? Cioè quello che oggi stiamo affrontando e dovremmo affrontare anche grazie al PNRR, insomma, diciamo, dobbiamo andare verso a pensieri che ci portino al 2030-2050. Il presidente Bonomi, appena insediato, ha portato una visione a lungo termine, perché serve proprio pensarla, diciamo, pensare a un'impresa che sia dinamica, che sia proiettata proprio all'etico. E l'etica dei principi, così come l'etica della responsabilità nella società contemporanea, devono essere per forza declinate come vere e proprie parole d'ordine alle quali, diciamo, dobbiamo ispirare anche l'azione non solo delle imprese, ma anche quelle dei cittadini, delle famiglie, delle istituzioni. Ci dobbiamo essere anche parte, come dicevo all'inizio, della parte della comunità. Cioè, la loro forza assume per forza un rilievo diretto nell'evolvere del mondo della produzione dei servizi e in ogni ambito dell'attività, penso all'economia, alla finanza, al sociale, il terzo settore, cioè quanto è importante il terzo settore, diciamo, quanto possa essere, che forza ha dato al nostro paese. Poi, fatemi dire, toccato anche prima come argomento, sono in un passaggio il professor Penati, cioè nell'epoca dell'industria 4.0, siamo alla vigilia di quello che si annuncia un cambio epocale, no? Come dicevamo, cioè è logico che siamo costretti, dobbiamo evolvere quindi nella modalità di un lavoro e nel suo conseguente rapporto tra impresa e lavoratori, no? Che non deve essere conflittuale, deve essere un rapporto d'insieme, perché poi, voglio dire, il nostro capitale umano è quello che fa sì che i nostri prodotti possano essere, lo voglio ricordare tutte le volte, io prima vengo dal mondo di Federlegno, del mondo dell'arredo, del mondo del design, cioè noi siamo i capitani del mondo del design, diciamo, del Made in Italy. È logico che mettere al centro l'etica appare anche come la chiave, il punto di connessione per garantire che la trasformazione della tecnologia si traducono anche nella sostenibilità di un luogo, di un lungo periodo, nell'attività dell'impresa stessa, diciamo, di dove si vuole arrivare. E tornando alla sostenibilità, in un senso ambientale ed economico, ma anche
soprattutto sociale, tutti gli attori della produzione saranno sempre più chiamati a ripensare il loro ruolo e a ridiscutere quello che diceva prima Penati, cioè il fatto che non possiamo investire nel carbone oppure investire nella, diciamo, nell'acciaio che è stato costruito in Cina, ma che ci siano regole che storicamente hanno costituito l'economia di mercato, perché è logico che poi l'economia di mercato è quella che ha costruito le regole arrivare sin oggi. E in un'epoca che si apre anche un altro tema che credo che dobbiamo toccare, all'intelligenza artificiale, cioè ogni decisione economica è destinata a porci e a porsi interrogativi più decisivi sul piano morale. Io ho 3 figli, sono arrivato a casa, sono in giro da tutta la settimana, arrivi, animano questi cellulari, Facebook, Instagram, c'è tutta la parte della privacy, no? Cioè, l'intelligenza artificiale è un fenomeno che è già ampiamente consolidato nella sanità, nei trasporti, penso al manifatturiero, nella gestione delle risorse idriche naturali, nella sicurezza, nella sorveglianza. E in molti di questi casi, e diciamo anche il Covid ha accelerato anche certo tipo di utilizzi di servizi, però in molti di questi casi i vantaggi sono stati così forti e immediati da far emergere il rischio che di una sottovalutazione dei rischi possono derivare da una corsa alla digitalizzazione priva di regole o di solido fondamento etico. E questo è un altro tema che ci deve fare riflettere per forza. Basta pensare, insomma, alle informazioni che circolano nei sistemi informatici globali, ai problemi posti della loro acquisizione, anche prima si è trattato, no? Di strumenti che potenzialmente sono in grado di orientare dei giudizi o scelte al pubblico in ogni settore, anche nell'ambito dei processi democratici come quelli, diciamo, decisionali della politica. Lo abbiamo visto più volte, lo stiamo vedendo tutti i giorni. Cioè, oggi c'è un partito politico che si parla tramite i social media e non si parla, diciamo, all'interno delle sue stanze dove dovrebbe risolvere i propri problemi. Cioè, io credo che riportare l'etica al centro dell'azione imprenditoriale significa non solo dotarsi degli strumenti per comprendere appieno i cambiamenti in atto che ci sono, dei vari processi come abbiamo elencato prima, no? Che poi ci impone il PNRR, ma anche mettersi in condizione di valutare in anticipo i segnali che avverranno domani. Cioè, questo è il nostro compito, di pensare al futuro, l'abbiamo già detto, e per noi è fondamentale. Certo, circa un mese fa abbiamo 2 importanti appuntamenti, 2023, 2025, 2033, insomma abbiamo il giubileo e la morte del 2000° anno di Cristo, insomma abbiamo diversi potenziali eventi che possono diventare l'Italia al centro del mondo, quindi noi potessimo in quel momento far vedere come abbiamo speso i soldi del PNRR, di far vedere un'Italia che funziona. Però è necessario creare anche le condizioni finché l'etica e impresa sono sempre coesistere con benefici universali, ma non va dimenticato anche quegli equilibri che questo rapporto sono destinati per loro natura ad essere continuamente messi in discussione. Insomma, l'etica e l'impresa per forza sono in discussione, per forza serve riequilibrarli, è fondamentale pensare che ci sia un equilibrio. Il cardine del problema è la capacità di costruire comunque, e questo non va mai dimenticato, radici culturali veramente profonde e morali, no? Che possono consentire di adeguire, di adeguare costantemente i comportamenti, le trasformazioni del contesto in cui lavoriamo, in cui ci troviamo. Questo è fondamentale. Chiudo, è logico che etica deve, dovrà far parte del nostro DNA, anche per poter lasciare nel modo migliore a chi viene dopo di noi un mondo che sia, dicevo prima, io ho 3 figli, li vedo 1 o 2 volte alla settimana e il mio obiettivo è di lasciargli qualcosa per cui credere e che in ogni modo sia qualcosa con cui loro possono veramente pensare al loro futuro. Grazie a Emanuele Orsini. Prima di cedere la parola a Franco Di Benedetti, direi che credo che questo libro ci riporta ai fondamentali e quindi diciamo che io partirei da lontano, 1776. Non è certo dalla benevolenza del macellaio, del birraio, del fornaio che ci aspettiamo il nostro pranzo, ma dal fatto che essi hanno cura del loro interesse. Noi non ci rivolgiamo alla loro umanità, ma al loro egoismo, e con loro non parliamo mai delle nostre necessità, ma dei loro vantaggi. Adam Smith, 1776, Indagine sulla ricchezza delle nazioni. Credo che sia
quanto mai un predecessore di questo libro. E il continuo alla straordinaria... Non esageriamo, con i paragoni imbarazzanti. Il tema è quello. Anche perché, come sai, mando molti contatti, insomma, qualcuno che ti sta considerando un piccolo capolavoro, te lo posso, poi te lo dico in privato. Nel testo c'è anche riportato, praticamente una sorta di appendice, appunto il testo di Milton Friedman, il cui capoverso iniziale, che è del 1970, ha una straordinaria attualità. Quando mi capita di sentire un uomo d'affari decantare la responsabilità sociale delle imprese in un sistema di libera impresa, mi torna in mente il bellissimo aneddoto di quel francese che all'età di 70 anni scoprì di aver parlato in prosa per tutta la vita. Imprenditori che credono di difendere la libera impresa quando dichiarano che un'azienda non mira semplicemente al profitto, ma anche al perseguimento di fini sociali auspicabili, che un'impresa ha una coscienza sociale e prende sul serio il dovere di creare posti di lavoro, di eliminare la discriminazione, di evitare di inquinare o di ispirarsi all'ultimo slogan adottato dai riformatori in auge. In realtà, quelli che stanno facendo o che farebbero, se mai qualcuno li prendesse davvero sul serio, non è altro che auspicare una forma di puro e semplice socialismo. Un uomo d'affari che si esprime in questi termini è il burattino inconsapevole delle forze intellettuali che negli ultimi decenni hanno minato alla base la società libera. 1970, credo che di passi in avanti non li abbiamo fatti, probabilmente li abbiamo fatti indietro, e quindi questo libro ci spiega invece perché sostanzialmente tornare ai fondamentali. Adam Smith, Milton Friedman, Franco De Benedetti. Grazie, buonasera. Io spero di avere che nei tempi supplementari, perché i temi che sono stati sollevati sono tanti e vorrei in qualche modo, non è semplice metterli logicamente insieme, è quello che cercherò di fare. Prima di tutto, prendendo quello che ha detto, che divulgatore, e qualcuno ha usato la parola coraggio. Divulgatore sì, perché io quando sono stato eletto 3 volte senatore, ho fatto 3 campagne elettorali e dopo da senatore ho pensato che la politica sia parlare al pubblico, e siccome io non avevo voglia di fare anticamera nelle segreterie dei partiti, ho pensato che per farlo da solo l'unica cosa era scrivere sui giornali, era il modo più semplice e meno costoso di parlare al pubblico. E il fatto poi del coraggio mi fa venire in mente coraggio è un'altra cosa, mi fa venire in mente il senatore, l'ex ministro Martino, che quando mi incontrava mi diceva: ma tu con loro cosa ci stai a fare? Con loro io ho sempre detto le cose che pensavo, le ho sempre dette. La campagna elettorale, in campagna elettorale andavo nelle sezioni del PDS, dell'ex PC, PDS, a dire: bisogna abolire l'articolo 18. E mi hanno votato. Questa è poi la realtà delle... Allora, soprattutto mi hanno fatto uscire dalla sede prima che votarti, per questo scusa. Allora, per quello che riguarda l'ha citato Alessandro Penati, che la frase c'è uno scopo è uno solo, è quello di fare profitti, aggiunge nel rispetto ovviamente delle leggi, ovviamente lo dico io, delle leggi, ma anche non quelle scritte, ma anche non solo quelle scritte, ma anche quelle embedded in the ethical customs. E questo è un punto assolutamente centrale, perché le aziende, oltre ad avere dei capitali materiali, oltre ad avere un capitale umano di coloro che ci lavorano insieme, ha anche un capitale immateriale, e questo è al giorno d'oggi principalmente, per riassumere in una parola, la sua reputazione. E la sua reputazione, io mi ricordo quando i miei bambini erano piccoli, ma se mia moglie si fosse messa un affarino di pelliccia, non l'avrebbero ammesso. Erano piccoli, 6-7 anni. Ma questa cosa, che allora era sulle scuole, forse qualcuno di voi lo ricorda, questa cosa oggi è... Sarebbe,
Sarebbe interessante prendere le pubblicità televisive delle case automobilistiche e vedere in quanto tempo sono passate dal mettere magari anche il consumo inteso in termini di costo, il consumo di benzina nel ciclo urbano e non urbano, cosa, e le pubblicità di oggi in cui il minimo sindacale è una macchina ibrida, se no si va dall'ibrido in su. Con questo, in quanto tempo è capitato questo? E questo chi l'ha fatto succedere? Delle leggi? No. Ha fatto spegnere l'ethical custom. Sotto certi aspetti ha fatto più Greta che non gli accordi di Kyoto o di Parigi. E questo oggi, l'altro giorno io prendo uno yogurt alla mattina e lo vedo col bicchierino che non era più bianco ma era un marroncino. Guardo e c'è scritto, questo è fatto di carta ed è riciclabile. Non gliel'ha detto nessuno, ma evidentemente pensa di guadagnare clienti, di guadagnare consenso, che la sua reputazione aumenti. Questo della reputazione è quando si parla di shareholder value e stakeholder value, la reputazione è il rischio di reputazione, il rischio reputazionale è tremendo al giorno. Pensiamo al caso, c'è un caso di scuola che è la Nike, che ha rischiato il fallimento. Un'azienda che sembrava era una di quelli che erano riusciti a trasformare l'abbigliamento sportivo in moda, quindi che aveva un moltiplicatore di valore in borsa calcolato sulle case di moda anziché sulle case e ha rischiato quando i genitori dei americani si sono ribellati al fatto che i loro figli giocassero con il pallone da football o da baseball che erano stati cuciti dai loro coetanei in Bangladesh in condizioni di paraschiavitù. Ecco, e perché è andata? La Nike ha fatto l'errore di andare in denial dicendo no, ma io non faccio più niente, io lo do da fare. Sono i miei subfornitori che prendono i ragazzini. Ho detto, no, guarda che così non funziona così. Tu sei responsabile anche di quello che, non solo di quello che fai, ma anche di quello che fai fare. Ed ha rischiato veramente grosso. E qualcuno invece l'ha capito e ha approfittato. Per esempio, il tè Lipton ha approfittato ha preso la strada opposta ed è riuscito ad aumentare fortemente la propria quota di mercato. Ecco, quindi sono totalmente d'accordo con quello che dice Alessandro Penati, che le cose che si richiede quando si parla di stakeholder value sono compresi nella shareholder value. Perché se vuoi avere la shareholder value, bisogna che cerchi di trattenere i dipendenti migliori e casomai di aumentare il livello e quindi probabilmente di pagare di più. Dovrai avere un rapporto onesto con i tuoi subfornitori, se no quando ne hai bisogno, quelli ti lasciano secco. Dovrai vendere, non mentire con i tuoi clienti sulle qualità del tuo prodotto. E quindi questo mi sembra abbastanza ovvio che le due cose vanno insieme. Ecco, e quindi sono totalmente d'accordo che la grande differenza è la metrica. La metrica, la shareholder value è una metrica che va bene per tutti. È una metrica unica, facile da capire, facile da misurare nel tempo. Mentre invece le altre sono metriche, se voglio dare di più agli azionisti o di più ai dipendenti o di più ai fornitori o di più a quelli che mi hanno prestato i soldi. I manager hanno la possibilità di
sono richieste di fare un arbitraggio continuo e questo è ovviamente dannoso per l'azienda. Quindi sull'ESG vorrei aggiungere una cosa, cioè le aziende che hanno i valori ambientali, sociali e di governance. Ecco, queste, le ESG nascono, non so se nascono, ma diventano delle le aziende ESG cercano di individuare anticipatamente i rischi che possono derivare dai fatti ambientali, dai fatti sociali e dai fatti di governance. E questi sono rischi reali. Allora, secondo me la cosa interessante degli investimenti ESG è che vanno, è l'attenzione maniacale che viene portata a cercare di individuare in anticipo dove stanno i rischi. Da questo punto di vista, le ESG dovrebbero avere le aziende ESG dovrebbero avere un costo del capitale inferiore. E proprio anche qui, vabbè, si può discutere perché naturalmente sono degli aggregati e dagli aggregati ci sta dentro tutto, ci sta dentro chi lo fa seriamente e c'è invece chi lo fa semplicemente per il, come si chiama, greenwashing, non mi seguo. E adesso vorrei non rispondere, ma interloquire con il Presidente Orsini, perché essendo responsabile, avendo la delega in Confindustria di credito, finanza e fisco, la palla è nel suo campo. Oggi c'erano stati a sentire l'assemblea di Piazza Lombarda e si è parlato molto a lungo. Altro, Daniele Franco ha fatto un discorso particolarmente, particolarmente lungo e impegnativo su tutte. Fisco prima di tutto. Beh, è ovvio che un paese dove lo Stato prende sostanzialmente un euro su due, il fisco è assolutamente determinante, non solo come entità, ma anche come chi va, su chi insiste. Insomma, è un mondo intero, ma su quello si gioca il nostro futuro, il cambiamento che dobbiamo fare. Noi è un quarto di secolo che non cresciamo, e non cresciamo perché non aumenta la nostra produttività. Allora, se vogliamo che come fare ad aumentare la nostra produttività? Abbiamo delle aziende che sono estremamente produttive, che hanno una elevatissima produttività, tant'è vero che esportano in tutti i paesi con successo, che le loro esportazioni sono negli anni passati crescevano addirittura di più di delle loro controparti tedesche. Allora, cosa vuol dire? Se avessimo tutta l'Italia con la produttività delle migliori aziende italiane, saremmo i campioni del mondo. Questo cosa vuol dire? Bisogna sostituire delle aziende che appesantiscono con la loro bassa o bassissima produttività e far crescere quelle. Per questo il divieto di licenziare, che è stato sicuramente giusto da un punto di vista sociale nel momento della pandemia, ma poi alla fine si è portato avanti, si dimostra esiziale per la crescita del paese, per l'aumento di produttività e quindi per l'aumento della crescita del paese. Perché vuol dire che viene impedito quel meccanismo, insieme allo scopo sociale di mantenere l'occupazione, viene bloccato quel sistema, quell'elemento fondamentale dell'economia di mercato, ed è che chi fa meglio vince e chi fa peggio cambia mestiere, o migliora o cambia mestiere. Questo è fondamentale e bisogna, e anche, quindi anche nel dare il credito e nel dare capitale alle aziende che hanno sofferto dalla pandemia, questo sarà
un elemento fondamentale. Bisogna tenere su e ricapitalizzare le aziende che hanno una visione, che hanno un futuro, che hanno delle capacità, e non sprecare denaro a delle aziende che semplicemente si cerca di farle stare in piedi. E qui vorrei dire, Tenace si è diffuso molto sulla presenza delle aziende del capitale, dell'azienda capitale pubblico. C'è un elemento che mette molto in luce la differenza di posizioni. Il lavoro in economia è nelle aziende, il lavoro è un input, insieme, cioè l'input capitale e l'input lavoro. Quindi il lavoro è un input. Questo per le aziende, chiamiamole normali, per le aziende del mondo privato, perché se non ragionassero così fallirebbero e non se ne parlerebbe. Invece, per le aziende a capitale pubblico, il lavoro è l'output. Cioè l'azienda deve produrre lavoro, non utilizzare lavoro, come è logico che sia, cioè i fattori della produzione, ma deve produrre lavoro. Questo porta, che può anche essere una cosa, diciamo che nella prima riforma, questo è stato addirittura teorizzato, che questo fosse il compito delle partecipazioni statali, cioè creare lavoro. Ora questo può essere sicuramente un obiettivo che uno si può dare, ma se l'azienda viene misurata in base alla sua capacità di avere prodotto lavoro e non dalla sua capacità di avere usato il lavoro ai fini della produttività, questo pone lo Stato azionista in conflitto, in un profondissimo conflitto di interessi, perché gli azionisti hanno interesse che il lavoro sia produttivo e sia una componente, uno dei fattori della produzione, e il politico ha interesse semplicemente che vengano creati e poi mantenuti posti da lì. Quindi questo è la, non so, questo mi sembrava di, ecco, credo che ritorno al presidente Orsini, perché questo è un tema di cui ancora recentemente parlavamo, che adesso abbiamo, cioè, il fornire liquidità alle aziende, secondo me è andato con la garanzia dello Stato, che ovviamente dovrà via via essere poi levata, perché sennò si ingessa anche il mondo finanziario. Il mondo bancario ha fornito liquidità e continua a fornire liquidità abbastanza. Il problema è sul capitale l'equity. E lì c'è un grosso pericolo. Perché il grosso pericolo è rappresentato da quella 40 miliardi di patrimonio destinato, che credo che fosse il Conte 2, ha ordinato alla CDP, alla Cassa Depositi e Prestiti, di mettere da parte a disposizione per intervenire nelle aziende che avessero bisogno di capitale. Ora questo, se la CDP entra con il capitale, qualche cosa in cambio deve avere. Che cosa deve avere in cambio? Delle azioni. E le azioni danno dei diritti. E questo fa sì che è il cavallo di Troia attraverso il quale la CDP, che come diceva prima Tenati, praticamente è monopolista di tutte le grandi, grandi aziende di servizi, entri nelle piccole e medie aziende italiane. E questo sarebbe veramente una tragedia. Quindi io chiedo che, l'ho anche scritto e lo ripeto qui, questa cosa, questi soldi, che sono poi soldi del risparmio postale, ritornano dove stanno, cioè ritornano alle tasche dei cittadini, e non siano liberi, quasi una tentazione
per la CDP di entrare e magari anche la tentazione dell'azienda di chiederlo, che non si accorgono di quello che in questo modo, come si dice, la serpe in seno, non mi sembra. Ecco, quindi questo è... Allora, chi è che mette? E secondo me qui c'è un problema grandissimo, ed è il funzionamento. Per il capitale privato, ce l'hai in grandissima abbondanza, anzi, è ancora perfino aumentato durante la pandemia, perché la gente riceveva ristori e li metteva da parte per prudenza. Quindi, ecco, avviare questo capitale nelle aziende attraverso il veicolo normale, che è quello dei fondi delle società finanziarie, cioè, principalmente del private equity. I private equity, che sono capitali di aziende finanziarie a cui vengono consegnate il capitale perché li mette a profitto. Che a differenza della CDP, loro, che entra per restare per sempre, loro mettono dei soldi, ma dopo un certo numero di anni devono uscire, perché se no come fanno a girare, a trovare delle altre occasioni? Ecco, questo veramente è un problema, io credo che sia uno dei problemi principali che abbiamo, e credo che mi fa il piacere di... Il Presidente Orsini non ha certo bisogno che glielo ricordi, ma volevo così metterlo sul tavolo, perché mi sembra veramente uno dei problemi principali per la crescita del nostro paese, per la crescita delle aziende e dei profitti delle aziende. Se ci sono altre, non ho certamente, sono stato molto parco perché gli stimoli che mi sono arrivati dalle interlocuzioni erano molto di più e ho dovuto fare alcune rinunce, ma spero che alla fine ve ne venga un quadro abbastanza completo. Assolutamente sì, volevo sapere se ci potevano essere delle repliche da parte del professor Penati e da parte di Emanuele Orsini. Poi. Prego, professore. Sì, più che repliche vorrei fare dei commenti su alcuni punti che ha sollevato Franco. Primo, lui ha giustamente detto che lo scopo effettivo della partecipazione dello Stato nel capitale delle imprese è quello di redistribuzione del reddito, cioè a favore, distribuzione del reddito per me è diciamo, favorire l'occupazione significa essenzialmente attuare una redistribuzione del reddito attraverso le imprese. Credo che molte delle critiche o pressioni che vengono fatte alle imprese private sui criteri ESG siano strumentali. Cioè, in altre parole, se io insisto nel rappresentare un'impresa come appunto un luogo amorale, ho una giustificazione per poi, diciamo, attuare la redistribuzione del reddito attraverso anche le imprese private, tassando i profitti, per esempio imponendo vincoli alla struttura dei compensi, eccetera, eccetera. Quindi io penso che tutto questo abbia uno scopo redistributivo, e questo credo che sia il principale problema dell'Italia o della cultura economica che pervade l'Italia, cioè che si pensa a redistribuire, ma se la torta non cresce, prima deve crescere, poi la redistribuisce. E purtroppo se la torta non cresce, la redistribuzione diventa un gioco a somma zero, e questo provoca tensioni sociali e aggrava il problema della crescita. Seconda cosa, giustamente dice Franco, il problema è quello della produttività. Su questo però non sono, diciamo così, convinto che la soluzione sia quella giusta, quella di Franco. Cioè lui dice effettivamente ci sono delle imprese che esportano molto competitive, molto produttive, semplicemente diciamo che queste imprese aumentino per dimensione. Qua c'è un grosso problema. Primo, che queste imprese sono nel settore manifatturiero, essenzialmente, mentre anche in Italia il settore preponderante è quello dei servizi.
E soprattutto per ora le cose credo cambieranno, ma il più grosso impatto della tecnologia sulla produttività è nel settore dei servizi. Per fare un esempio, negli Stati Uniti il settore della distribuzione e della sanità sono i due principali settori che hanno avuto la più alta crescita della produttività. Quindi, diciamo, con tante multinazionali tascabili, l'Italia non va da nessuna parte, anche perché diciamo, siamo un paese di 66 milioni e c'è l'elefante nell'armadio, che è lo Stato che fa che cosa? Presidia settori e capitale in settori in declino. Se noi guardiamo tutti gli settori strutturalmente in declino, lì vediamo che lo Stato interviene preservando. Quindi per crescere la produttività bisogna spostare risorse che sono lavoro e sono capitale via dei settori in declino in settori della rapida crescita. Quindi diciamo, senza questo pensare che ci siano più diciamo multinazionali tascabili senz'altro auspicabile, senz'altro avviso non risolve il problema della crescita, della non crescita della produttività in Italia. Altri due rapidi elementi. Mi ricordo che a un incontro sponsorizzato da un famoso studio legale in cui c'era appunto diversi fondi di private equity, imprenditori e diciamo il ramo della CDP che investiva in capitale di piccole e medie imprese, che sorprendentemente un imprenditore fece il panegirico della Cassa Depositi e Prestiti e dice: ma un private equity viene qua, mi chiede controlli sulla governance, di fare profitti, di uscire, di ristrutturare. Questi qua di Cassa Depositi e Prestiti sono azionisti, non mi dicono nulla. E questa è una critica che faccio agli imprenditori, che privati chiaramente, che molto spesso vedono nello Stato uno che mi dà soldi e non mi chiede nulla in cambio, oppure me lo chiede, diciamo, però c'è una negoziazione. Ecco, forse è un esempio, diciamo, sbagliato, ma senz'altro, ripeto, questo è un qualche cosa, cioè il rapporto tra imprese private e Stato che a mio avviso non produce nulla di buono. Cioè, non vedo, se mi posso permettere, gli imprenditori un po' sulle barricate sul ruolo dello Stato per la semplice ragione che poi dallo Stato dipendono per tantissime cose e c'è questo, diciamo, ricatto, chiamiamolo così, implicito, per cui non c'è quella forza, diciamo, nel paese che spinge verso un'economia di mercato, che quali invece non siamo. L'ultima osservazione è sul piano di resilienza e ripresa. Io temo, anzi sono sicuro, che sia la più grande mistificazione che abbiamo mai, diciamo, visto. Se uno va a vedere effettivamente che cos'è, vediamo che lo Stato italiano si indebita, perché la gran parte sono debiti, e quindi indebita noi nei confronti del mercato, perché a sua volta la Commissione emette debito. Per fare che cosa? Per finanziare imprese a partecipazione pubblica. Se noi vediamo la quantità, io non sono riuscito a fare i calcoli esatti, di soldi che vanno a finire a imprese, le grandi imprese a partecipazione pubblica, questa è la gran parte. Tra parentesi, questi soldi sono dati a imprese che potrebbero facilmente, anzi sono le uniche per le dimensioni, che potrebbero facilmente finanziare quei progetti sul mercato. Ma che cosa fanno? Ottengono dallo Stato questi capitali a condizioni migliori, più basse, o soprattutto, peggio ancora, per finanziare dei progetti che hanno una rendita bassissima, che chiaramente non potrebbero o avrebbero difficoltà a finanziare sui mercati. Quindi la riconversione green di imprese come Eni, Snam, con progetti totalmente assurdi come l'idea di mettere i pannelli solari in Africa con la rete di Terna che porta qua per fare l'idrogeno verde, sono cose che il mercato privato non finanzierebbe mai. E noi cosa facciamo? Indebitiamo i cittadini per permettere alle imprese di Stato, per non parlare degli investimenti folli che noi facciamo nel trasporto su rotaie,
quando tutta la logistica è su gomma e che chiaramente non risolve il problema della logistica che invece è essenziale per l'Italia, ecco, io temo che questo piano di resilienza e ripresa sarà un gigantesco, diciamo, trasferimento in cui lo Stato con una mano dà alle imprese pubbliche e con l'altro poi cosa fa? Richiede dividendi. Quindi sono estremamente pessimista su questo giro di flusso di soldi di cui per la crescita della produttività delle imprese private credo rimarranno soltanto le briciole. Sì, siccome non ci piace la 100%. Temo di condividerla di pessimismo del professor Perati. L'imprenditore per definizione è ottimista, deve guardare al futuro, quindi ce la dia lei. Abbiamo messo in campo parecchie cose, no? De Benedetti, perché la riforma del fisco e la liquidità, potremmo stare qua fino a domattina, però provo a riassumere. Sul fisco, che oggi è uscito, diciamo, noi abbiamo fatto anche l'audizione il 14 di aprile, siamo stati auditi diverse volte, abbiamo fatto parecchie proposte. Provo a sintetizzarlo molto velocemente. È logico che oggi noi il fisco l'abbiamo paragonato come Frankenstein, il fisco attuale. La messa insieme di tante modifiche genera un mostro. E oggi il fisco italiano è un mostro, dove gli imprenditori chiedono cose semplici, che venga semplificato, e per semplificazione che, diciamo, parto ancora prima, che abbia, diciamo, sì, innanzitutto una riforma armonica che comprenda tutto, perché non può essere una riforma dell'IRPEF, la riforma dell'IRPEF sì che è una quota importante, ma si deve vedere una riforma complessiva. Draghi ha parlato di flessibilità, di cui dobbiamo, ne parla Draghi giustamente perché ne parla perché è Presidente del Consiglio, ma è logico che è scritta la nostra carta costituzionale che ci deve essere progressività. Detto questo, per quanto riguarda il fisco, io credo che in questo momento uno dei temi principali sia la semplificazione è fondamentale. Perché? Perché a oggi abbiamo una giungla di agevolazioni che abbiamo messo nel tempo, fatemi dire anche forse come mancia elettorale, per poter portare a casa voti, abbiamo messo insieme un sacco di agevolazioni che non hanno senso. Ma il vero tema, le agevolazioni fiscali messe a oggi in campo, ma non negli ultimi anni, cioè stiamo parlando in n anni di storia del fisco italiano, cioè il vero tema è che non si è fatto mai l'esercizio semplice. Quella misura, quell'agevolazione, che cosa ha generato? Cioè, l'obiettivo era, ok, quello che facciamo semplicemente noi tutti i giorni, io voglio arrivare lì, come ci arrivo, quanto mi è costato arrivare in quel punto. Oggi un'agevolazione fiscale non sappiamo effettivamente il suo vero beneficio, che è la prima cosa da fare, tenere monitorati i benefici che si fanno. Che non vuol dire che noi oggi non vogliamo... vogliamo cancellare le detrazioni fiscali, vogliamo dire resettiamo un po' tutto quello che c'è, che è la giungla non definito da noi ma da più o meno da tutti, tenendo, fatemi dire, bene in mente qual è, ci sono i due rami, no, importanti delle agevolazioni fiscali, che uno è quello che guarda il mondo economico dell'impresa, che sono la politica industriale, l'innovazione, la ricerca e la formazione, track, la metto di qua. Poi tengo dall'altra parte, diciamo, quello che riguarda le famiglie, no? Attenzione alla famiglia, al welfare, alla previdenza sanitaria, all'istruzione, e quella la devo tenere, diciamo, ben in mente in quella chiave. Nel welfare entro anche in un tema che per me è molto caro, il problema demografico del paese. Abbiamo perso 250.000, non è che abbiamo perso, ci sono meno neonati di per 250.000 unità. Cosa succederà da qui a 10 anni? Cioè, ci sarà un altro problema che noi dobbiamo porci. Però questo pone un altro problema, il welfare per la donna, cioè perché poi noi alla fine le mamme dobbiamo dargli la possibilità di essere parte del lavoro, cioè quindi apre una montagna di necessità che serve giustamente fare una riforma che sia complessiva. Vado alla semplificazione, poi dopo cerco di stringere. Sul tema della semplificazione stiamo facendo dei decreti bomba, no? Nel senso bomba vuol dire positivi, io penso al 110%. Ma è possibile che noi abbiamo rincorso per 8 mesi a capire come funziona il 110%? Io mi immagino che esca una misura, esce il decreto attuativo, quel decreto attuativo il giorno dopo lo posso attuare. Allora, a quel punto io sono parte integrante della misura, che quella misura mi mette a terra e mi sprigiona energie. Perché se io il 110% lo metto a terra a marzo, aprile, giugno del 2000, no, luglio, scusate, luglio del 2020,
cominciamo a vedere i benefici all'inizio dei cantieri a marzo, febbraio, marzo, aprile del 2021, vuol dire che un problema ce l'abbiamo, che abbiamo rincorso a fare il decreto attuativo. Questo non può più essere. Poi, fatemi dire, lato impresa, siamo stati tra i paesi più importanti, cioè tra i primi paesi in Europa a fare la fatturazione elettronica. Benissimo. Le nostre imprese si sono adattate, formazione. Abbiamo messo, diciamo, questo serviva perché mettiamo tutto all'interno di un grande cervello, abbiamo l'informazione, ma a quel punto tu mi devi togliere delle agevolazioni, cioè mi devi dare la possibilità di avere meno adempimenti da fare. Ma se io continuo a fare gli stessi adempimenti da prima e ho in ogni modo fatto una misura dove tu mi hai generato ancora più complessità, a quel punto non funziona. Noi abbiamo bisogno di semplificare. Poi ci metto l'IRA perché ho tolta, perché in ogni modo un altro ulteriore ricalcolo che diventa complicato. Quindi sulla riforma del fisco abbiamo veramente bisogno di scrivere, e oggi lo stiamo facendo, è uscita dal Parlamento ieri mattina, l'insieme dei racconti che hanno fatto tutti i mondi associativi, diciamo i terzi settori, cioè tutto quello che è stato audito, penso siano state fatte 61 audizioni alla Camera e al Senato, diciamo stiamo aspettando di capire quale sarà, diciamo, e noi abbiamo chiesto di essere parte attiva perché rappresentiamo una gran parte della parte contributiva del paese. Oggi Franco ha fatto un passaggio sul cuneo fiscale, vedremo cosa succederà. Oggi non abbiamo evidenza ancora di quello che si sta pensando. Poi abbiamo chiesto anche transizione 4.0, scusatemi se faccio un passo. Noi è stato fatto un'operazione semplice, cioè è fatta bene, no? 110%, perché così funziona? Perché ha la possibilità di essere bancabile, cioè noi abbiamo un credito d'imposta che io posso cederlo. Ho il cassetto fiscale, riempio il cassetto fiscale, cedo il cassetto fiscale, a questo punto quello diventa, sprigiona immediatamente energia, denaro. La stessa cosa abbiamo chiesto di farlo in transizione 4.0, che a quel punto metterebbe la digitalizzazione, la parte della formazione, correrebbe su due binari importanti e a quel punto saremo in parallelo con, diciamo, le migliori performance europee, perché i nostri stabilimenti, le nostre imprese, è logico che fanno investimenti adeguati al passo coi tempi. E questo è importante. Sulla finanza oggi Alessandro Spada, che noi abbiamo interloquito anche nei giorni scorsi, è un passaggio semplice. Noi abbiamo detto, è vero, è quello che penso l'abbia detto Benedetti, dice sì, purtroppo debito, bisogna stare attenti, puoi farlo, perché poi tutto questo debito è logico che implode. Però è anche vero che in un momento come quello che c'è stato per alcuni settori, penso ai servizi, ai trasporti, le fiere, al turismo, cioè alcuni settori, a chi faceva, seguiva la parte degli allestimenti, quello hanno lavorato per 2 anni, cioè per 18 mesi non hanno fatto una fattura e questi non c'è niente da fare. Però noi non è che possiamo dire che quelli sono le aziende zombie, perché quando adesso riaprono le fiere, oggi siamo stati nella bellissima assemblea di Assolombarda, allestire quel FALC, cioè non è che ti puoi improvvisare a fare un evento del genere. A noi serve quel pezzo di economia imprenditoriale per far diventare forte i nostri settori. Penso, parto adesso, c'è Cibus a Parma, Confindustria Ceramica che fa le mattonelle, la fiera della ceramica, poi dopo abbiamo, penso che Vinitaly, non so se è stato spostato oppure a settembre, poi avremo il mini salone del mobile a settembre ancora, insomma abbiamo un pezzo di mondo che si comincerà a muovere e noi servono, non sono aziende zombie, sono aziende che vogliono sostenute. Cosa è successo? Abbiamo fatto il 7,8% di indebitamento in più, 2 milioni di operazioni di Fondo Centrale di Garanzia MCC, 1870 operazioni di SACE, perché SACE ha funzionato meno di MCC? SACE ha funzionato meno perché quando tu mi dici costava di più, e noi logicamente quando facciamo i nostri conti dobbiamo pensare che se la garanzia deve essere a mercato, ma a mercato come quello del sistema bancario, perché se mi costa di più non funziona. Dovevo fare un patto sindacale perché in ogni modo in caso in cui devi soldi io per i 6 anni non potevo fare la riorganizzazione sindacale interna, la dovevo gestire col sindacato, dico del personale,
a questo punto non funzionava, e quindi è logico che qualche lacciolo l'aveva e ha dimostrato di funzionare meno. Poi facevo operazioni anche più importanti, però è anche vero che il mondo industriale e anche delle medio piccole imprese. Siamo passati da una capacità di rendere il debito, e lo facciamo con un conto semplice, l'abbiamo fatto con il nostro centro studi, di dire che capacità, avendo X di debito, genera un cash flow, quel cash flow diviso in anni, che capacità di rientro ho del debito? Facile. Noi siamo passati da 2,2 anni di capacità di rientro in base al cash flow generato, industria, a 5,8. In un anno. Da 2,2 a 5,8. Va da sé che è impossibile che la capacità di rientro fatta dalle credo liquidità fosse la possibilità di rientrare in 72 mesi, in 6 anni. Non poteva essere. Perché se passo da 2,2 medi a 5,8 non funziona. La parte di commercio interno a Confindustria è passata da 3,8 a 11,5 anni capacità di rientro. Cioè, quindi questi cristi sappiamo già che non hanno la capacità di rientro nella parte dei servizi. Quindi su quella parte abbiamo bisogno di intervenire. Detto questo, la media complessiva è logico che a quel punto ci ha fatto fare una cosa semplice. Siamo stati al governo e gli abbiamo fatto capire che non poteva essere 6 anni, avevamo bisogno di, per alcuni settori, di 15 anni, abbiamo portato a 10 anni, con c'era già fatto in passato tramite Ismea, con gli accordi della Commissione Europea, l'utilizzo di allungamento 10 anni. Abbiamo un problema sul tema del framework degli aiuti di Stato, che genera una penalità per noi, perché in questo momento vuol dire che non la possiamo superare, vuol dire stare dentro un termine di 10 anni. Non ci hanno accettato i 10 anni la Commissione Europea, nonostante nel decreto uscito del sostegni bis era scritto 10 anni salvo approvazione della Commissione Europea, c'è stata rigettata, quindi oggi siamo a 8 anni. Sappiamo già che quella non funziona. Sul patrimonio destinato, che diceva De Benedetti, mi piacerebbe vederlo partire, però, perché ancora non è partito nonostante sia stato decretato. Quindi io dirle se va bene o non va bene non lo so, perché oggi non funziona. Cioè, oggi le dico che questa roba è stata prevista maggio dell'anno scorso, siamo a luglio del 2021 e questa cosa non è partita. Poi l'altro strumento, che è quello del fondo patrimoniale MI, aveva talmente tanti lacci e laccioli che anche quello, cioè, o noi li pensiamo che abbiano una funzionalità, se no non li usano. Semplice. Noi abbiamo bisogno di cose semplici. Abbiamo un problema nostro che dobbiamo gestire, che per noi è importantissimo, la formazione dei nostri imprenditori e dei nostri amministrativi, dei nostri CFO, perché abbiamo aziende strutturate che hanno il CFO dentro, che è facile riuscire a interloquire con il sistema finanziario bancario o finanza alternativa. Facile, lì abbiamo dei pezzi strutturati. Abbiamo invece imprese, purtroppo, che non hanno questa capacità, l'imprenditore deve essere formato, ci servono strumenti semplici. Perché MCC è funzionato, Fondo Centrale di Garanzia? Perché era semplice. Mandavi via l'allegato 4, era un allegato di 14 pagine, descrivevi quello che c'era e logico, andava al Fondo Centrale di Garanzia, davano l'ok, e a quel punto la banca, erogando il 90% di garanzia, oggi è l'80%, ti dava il finanziamento. Spero di essere stato conciso, vedete, ma veramente avremo pagine e pagine da scrivere, soprattutto sul fisco, ma anche sul tema della liquidità. Sono d'accordissimo nel attenzione, tutto da rendere indietro, sì, però io le garantisco che ho passato un periodo che alle 7:30 del mattino, e per me non è presto perché purtroppo dormo poco, alle 7:30 del mattino io un pezzo di periodo post, fine Covid, no, ma non tanto tempo fa, gli imprenditori mi chiamavano e dicevano: ma il consiglio che mi dai? Soprattutto imprenditore nel cambio della generazione, mi dicevano: ma tu che consiglio mi dai? Mi dici: faccio il debito e ipoteco quindi l'azienda, lasciando a mio figlio già un debito più ampio, sapendo che forse non avrà la capacità di rientrare, mettendoci un po' anche dei miei soldi, oppure tengo quei pochi soldi, li tengo lì e mando in malora l'azienda? Ma vi posso garantire che c'è una bellissima azienda. Allora, detto questo, che dietro le aziende, come abbiamo detto prima, e parliamo di etica, ci sono le persone,
abbiamo bisogno di sostenere, no? Il coraggio degli imprenditori che in questo momento hanno visto buio, di riprovare a dargli un po' di luce. L'unico modo di dargli della luce è dargli del tempo. Grazie. C'ho ancora 100 secondi. La conclusione è tua, poi saluti, ringraziamenti e abbiamo finito. Prego, Franco. Due cose rispetto a quello che diceva, che ha detto prima Alessandro Penati, cioè sui servizi. Certamente lo Stato fornisce servizi e sanità, trasporti, logistica e poi un'altra cosa. A questo proposito ci sono due cose da tenere presente. Primo, la pubblica amministrazione avrà bisogno di assumere moltissime persone, un po' per rimpiazzare il turnover, un po' perché, non so bene perché, ma comunque pare che manchino. Allora, il nostro futuro dipende dalla qualità di quelle persone, come in tutte le aziende. Dipende dalla qualità delle persone che mettiamo dentro, e la qualità delle persone che mettiamo dentro dipenderà dai criteri con i quali le abbiamo assunte e poi dai criteri con i quali ne gestiremo la carriera. Ecco, io non vedo, questo secondo me è la cosa più importante, il nostro futuro è lì. Allora io non vedo un'attenzione così maniacale a questo punto. Perché naturalmente ci sono altre istanze, non sto qui a ricordarle, sembra che sia perfino ovvio, ma credo che questa è una cosa che non dovremmo mai nessuno di noi dimenticare. Dalla qualità, come verrà fatto, quale sarà la qualità e il tipo di persone che prenderemo e come le gestiremo la carriera all'interno e quindi anche gli avanzamenti di carriera, gli avanzamenti di stipendio e così via, dipenderà il nostro futuro. E poi l'ultimo, ma che veramente l'ultimo, ma che è quello che mi sta più a cuore di tutti, dicevo, tu parlavi dei servizi, sanità, trasporti, ma ce n'è uno che è sovrastante tutti gli altri, ed è la scuola. Questo è il punto. Tutto, non dico che, scusate, tutto passa di lì, per carità, per me è la cosa più importante di tutto e rientra anche in questo la qualità del personale che noi assumeremo. La qualità del personale, che cosa faremo? Regolarizzeremo dei precari o piglieremo della gente per quello che sa fare, per le idee che ha, per la sua capacità di trasmetterle ai ragazzi? Ecco, queste due cose sono quelle che, sì, tutto il resto conta, ma secondo me vorrei che gli ultimi 100 secondi li dedicassi, venisse ricordato questo, la qualità del personale e la scuola. Molte grazie a tutti. Credo che con questa visione del futuro possiamo, prima di arrivare ai ringraziamenti, invitare... Ringraziamento, me lo sono dimenticato. Ringraziamenti al Comune di Lodi per aver ospitato questa conversazione. Grazie. È un po' lunghetta, ma spero che la gente... Però prima di arrivare ai ringraziamenti volevo invitare chi ci segue, il nostro ciclo prosegue settimana prossima, come al solito cambieremo totalmente argomento con sempre i requisiti che diciamo sempre, qualità sia del libro che degli ospiti. Presenteremo il libro di Vittorio Emanuele Parsi, Vulnerabili, come la pandemia sta cambiando la politica al mondo, con i passi professore ordinario di relazioni internazionali. Insieme a lui dialogheranno con noi Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionali, e Pietro Batacchi, direttore della rivista italiana Difesa. Quindi, insomma, diciamo la geopolitica e la pandemia. Ringrazio davvero gli ospiti di questa sera, quindi il professor Alessandro Penati per essere venuto per la prima volta in questo ciclo. Grazie, professore. Grazie al vicepresidente di Confindustria Emanuele Orsini, anche lui per la prima volta con noi, e grazie per aver scritto il libro innanzitutto, che consiglio assolutamente di leggere, diffondere, regalare, distillare a piccole dosi, e per essere venuto ancora con noi a Franco De Benedetti. Davvero grazie. Buonanotte a tutti e alla prossima.
Grazie, buonanotte, grazie mille. Arrivederci. Grazie, buonanotte. Ciao Franco. Grazie.